Ciao a tutti e bentornati, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà una sorta di video racconto di quello che effettivamente avete letto dal titolo. È tutto vero? Andrò a vedere il mio primo concerto dei BTS a Los Angeles durante una pandemia mondiale. Così, tanto per... Che fai? Ti è avanzato il tempo, non ci vai? Dirlo ad alta voce è ancora strano, perché in realtà è successo tutto molto velocemente. Inizialmente io ho questo gruppo di mie amiche ARMY. Abbiamo un po' sclerato, nel senso abbiamo detto: ma guarda questi, ma perché proprio a Los Angeles? Ma non ci andremo mai, ok, pazzia. Come guarderemo i video del concerto quando poi usciranno? Tutte queste cose, ovviamente tutti pensieri positivissimi, eh? No, questo ovviamente appena l'abbiamo scoperto. Qui in Italia erano tipo le 2, forse una cosa del genere, di notte. Però in realtà già appena uscita la notizia, io e questa mia amica specialmente ci siamo messe a vedere i voli per Los Angeles, più o meno, sapete quanto vengono, no? Come funziona. E ci siamo mandate lo screen che stavamo cercando questa cosa nello stesso momento. Great minds think alike, ok? Quindi le grandi menti pensano proprio allo stesso modo. Già verso il secondo, il terzo giorno che sapevamo questa cosa, abbiamo iniziato a dire: no, però se mai dovessimo riuscire a prendere i biglietti, poi vediamo se riusciamo ad andare. Già il vento stava cambiando e stavo cambiando appunto un po' idea. Stavamo cercando più che altro di capire come fare, perché adesso con questa cosa del Covid ovviamente viaggiare è impegnativo, proprio a livello di documentazioni, tamponi, vaccini, permessi, se si può andare o no da una parte all'altra. Quindi oltre lo scalino dei biglietti, che di solito no, è la prima cosa per cui uno si impanica, in realtà poi c'è anche questa cosa qui. Quindi siamo state super combattute fino all'ultimo. Poi ci siamo dette: seriamente si vive una volta sola, se si hanno le possibilità perché non farlo? Sarà sicuramente un'esperienza da pazzi, perché è una cosa da pazzi, cioè dirlo ad alta voce voi vi rendete conto, vero, che è tipo da pazzi. Abbiamo detto: facciamola, cioè una di quelle cose che veramente racconterai ai tuoi nipoti, ai tuoi figli, se mai avrai dei nipoti e dei figli. E quindi io ho detto, e l'ho detto proprio a cuor leggero in realtà: facciamolo, perché no? E quindi ci siamo ritrovate poi a fare tutto quello che dovevamo fare, quindi richiedere, perché ovviamente da brave fan abbiamo l'ARMY membership, quindi abbiamo chiesto per il pre-sale con l'ARMY membership, perché poi doveva essere accettato, ti dovevano mandare un codice. Invece i primi 2 giorni di pre-sale questo codice arrivava soltanto a chi aveva dei biglietti per il Map of the Soul 7 tour, che hanno annullato di anni passati ovviamente, però era un tour che si faceva in America, quindi solo chi aveva preso quei biglietti poteva accedere a questi 2 primi giorni, e sono i giorni in cui ovviamente hanno venduto i soundcheck ticket, i floor tickets, sono appunto quelli più vicino al palco, e tutti sul parterre, chiamiamolo così. Quindi già lì eravamo un po' però vale la pena, cioè fare un viaggio molto costoso, andare in America per poi andare semplicemente tra 800 milioni di virgolette, perché letteralmente ogni posto vale, però fare un viaggio così importante è... per andare all'ultimo anello. Inizialmente avevamo detto: no, aspettiamo, tanto sicuramente magari prossimo anno annunceranno magari qualche tour anche qui in Europa. Poi la nostra mente continuava a tornare lì. E ripeto, non è una questione di dire: devo farlo, punto, adesso mi sono impuntata. È proprio una cosa che dici: però vale la pena? Cioè, sono pronta a fare tutto ciò per arrivare a quel momento? E la risposta era sempre sì. E appunto per voi sembrerà sicuramente una cosa da pazzi, però vabbè, sostanzialmente poi uno spende i soldi come meglio crede, insomma. E per me valeva la pena fare qualsiasi cosa per andarci. Sono appunto 4 date, quindi mi ero detta anche solo: se riesco a prenderlo per una di queste 4 date, it's ok. Quindi passa il pre-sale del giorno 1, giorno 2. Il terzo era il pre-sale che in teoria dovevamo fare noi se ci fosse arrivato il codice. Il mio gruppo di amiche ARMY è composto da 3 persone, ok? Siamo in 3 sostanzialmente. E questo codice è arrivato a me, a un'altra mia amica, ma non alla terza. Quindi insomma ne avevamo 2 su 3, quindi la possibilità anche solo di entrare e provare a prenderli ce l'avevamo. Il problema è che Ticketmaster ha avuto veramente tanti
tanti problemi questi giorni con questo pre-sale. Non è stato assolutamente una cosa organizzata, una cosa più caotica mai vista, veramente neanche dei One Direction succedevano cose del genere. E come sapete, insomma, ne ho fatti di concerti, sono quasi sempre riuscita ad esserci. Stavolta sembrava impossibile, appena siamo entrati sul sito c'è stato il panico, poi non mi faceva inserire il mio codice, mi dava errore, quindi ho perso tanti minuti preziosi che sappiamo che appena si entra dopo la waiting room, dopo il qua, c'è quell'attimo di panico, cosa faccio, dove vado, cioè vado nei best seats oppure apro la mappa. Ne avevo selezionati 3 vicini, tutto ok, mi apre il checkout, perché poi c'è anche da vedere se quei 3 ticket che hai selezionato ti vengono aperti nel checkout. Mi si apre il checkout, io ho detto ok, fatto, panico, però cercavo di stare comunque calma perché ho detto tanto se ti impanichi alla fine. Vado a controllare il totale e mi aveva tolto un biglietto nel momento del checkout, quindi ne aveva presi solo 2. Ho detto che faccio? Tornassi indietro, li avrei presi. In realtà ho fatto una cavolata. In realtà sono tornata indietro sulla mappa, quindi sì, è stato un errore da principiante, ma io non facevo una cosa del genere, ragazzi, da anni. Cioè, dall'ultimo concerto di One Direction che mi sono fatta, che tra l'altro PS, non a caso, è stato sempre in America. Per dire, ultimo concerto in America, si ritorna ai concerti in America. Ma adesso ci arriviamo. Quindi vado impanicata, comincio a cliccare ogni volta che cercavo di andare al checkout, mi dava errore. Sono andata nella parte del checkout letteralmente 7 volte. 7 volte, cioè io avrei potuto prendere veramente non so quanti biglietti, anche se c'era comunque il limite dei 4, quindi vabbè. Comunque Errore. Quindi a una certa, ma tipo dopo veramente parecchie ore di tentativi, sarò stata 3 ore sul sito, ho detto basta, I give up, mi do, mollo tutto. E quindi quella sera, insomma, è stata un po' devastante. Anche perché in tutto ciò la mia amica, gli era successa la stessa cosa che era successa a me inizialmente, solo che lei non si era accorta di aver preso sti 2 biglietti e che il terzo gli fosse stato tolto sempre nel momento del checkout, che è una cosa folle, perché cioè io ne seleziono 3, nel momento e nel tutto io sono convinta di averne 3, vado a pagare e poi in realtà me ne messi 2. Neanche il tempo mi dai di controllare, perché poi in queste cose è così, c'è sempre il tempo, tic tic tic, insomma. Quindi lei comunque aveva preso questi 2 biglietti, quinto anello, per il 28. Siamo state lì un po' a parlare, ma in realtà siamo 3, quindi se vanno solo 2 non ha senso, adesso li rivendo. Io gli continuavo a dire, li hai presi tu, li tieni? Tu ci vai, cioè non pensare a me, tra virgolette, che sono rimasta fuori, in qualche modo lo trovo, in qualche modo facciamo, anche a costo di stare io da sola da una parte e voi 2 insieme dall'altra, insomma, però sappiamo di stare, no? Nel contesto insieme e andiamo, comunque sappiamo di andare in qualche caso, no? In realtà c'era poi l'opzione del quarto giorno di pre-sale, che doveva arrivare un altro codice a chi appunto aveva fatto la richiesta, però a me e all'altra mia amica già era arrivato il codice, quindi sapevamo che non sarebbe arrivato un secondo codice, però speravamo, no, in questa terza amica, questa terza persona. In realtà non è arrivato a nessuno, anzi ci è arrivato a tutti queste mail della waiting list, che se si fosse liberato qualche posto ci avrebbero avvertito anche all'ultimo per fare questa cosa. Insomma, quel giorno penso sia stato il peggiore, perché poi leggevo su Twitter di gente che continuava a lamentarsi, che dava errore, che non c'erano posti, insomma. Ci sarebbe poi dovuto stare il quinto giorno, che sarebbe dovuto essere in realtà il giorno più grande, perché doveva essere il pre-sale generale, quindi più gente, nessun codice da mettere, tutti potevano provare. Cosa è successo? Che queste bruttissime persone, perché come puoi definire una cosa del genere, non avevano calcolato bene i ticket, oppure è successa un'altra cosa che adesso vi spiegherò. E quindi non c'è stato questo quinto giorno di pre-sale, perché non c'erano biglietti da poter vendere, era già tutto sold out. Ma in realtà poi è venuto fuori che c'è stata una sorta di pre-sale segreto per le persone che hanno la carta di questo stadio dove avverrà il concerto, che è il SoFi Stadium, appunto a Los Angeles. Quindi queste persone, a cui non importa minimamente del gruppo, non sono fan, non sanno nulla, hanno acquistato comunque i biglietti, li stanno risellando a siti che ovviamente li hanno messi a delle cifre che non vi dico, cioè biglietti che sono arrivati a $50,000, $8,000, quando i biglietti sul Ticketmaster vengono venduti dai $60, quinto anello, al soundcheck, che è quello più costoso e più ricco di roba e ovviamente vicino al palco, ne veniva sui $4,50, $4,60. Ovviamente tutti questi prezzi sono esclusi di tasse, cose, perché poi il soundcheck mi pare arrivasse a $520, una cosa del genere, per l'esperienza, per il tutto fattibile, no? Ma 8.000, 20.000,
50.000. Cioè, capite che c'è stato uno scontento generale non indifferente, anzi. Comunque, tornando alla mia di esperienza in tutto ciò, quindi ero rimasta senza nessun biglietto. Ero quasi tentata nel dire, ok, è andata così, il destino ha voluto così, non vado e vanno loro, insomma, poi mi manderanno le foto del buon JK che si esibirà in Bepsè su quel palcoscenico e io sarò a casa a guardarmi questi video. Però poi io, ragazzi, io sono del toro. Ed è proprio un fatto che io mi ero impuntata e la mia testardaggine mi ha portato a dire adesso mi chiudo su Twitter e cerco chiunque venda dei biglietti. Però anche lì c'è da stare non attenti di più perché è pieno di gente che cerca di scammarti, che cerca di truffarti. E quindi abbiamo cercato diversi modi per farci mandare dei video prova direttamente all'account di Ticketmaster per vedere se i biglietti fossero effettivamente veri, aprire il link dalle mail di conferma, mettere il mio nickname di Twitter, passare dalla mia chat di Twitter all'app di Ticketmaster per vedere se effettivamente tornasse tutto quanto. Comunque sono stata, nonostante le diverse persone che hanno cercato di truffarmi, perché sì, però ogni volta poi che io chiedevo tutte queste informazioni aggiuntive o venivo bloccata o appunto non mi rispondevano più, quindi capivo che no, non era cosa ovviamente, però sono stata molto fortunata nel trovare invece tante persone molto carine, disponibili, serie e soprattutto fan, che quindi da fan capivano quanto fosse importante, no, trovare questi biglietti. Trovarli a dei prezzi, ok, li vuoi risellare ad un prezzo maggiore rispetto al face value, che sarebbe il valore a cui l'ha venduto il sito originariamente, ok, però insomma rimaniamo sempre coi piedi per terra. Fortunatamente, e ripeto fortunatamente, ho trovato più di una persona, ma sono stata tanto a fare le mie ricerche, veramente tanto, ho trovato queste tre persone per 3 giorni diversi, quindi io sono passata a non andare neanche un giorno, a poi mettermi a cercare in realtà il famoso altro biglietto aggiuntivo per andare con le mie amiche il 28, a poi mi sono capitate altre date, quindi nel mentre io ho, come dire, preso tutto quello che arrivava, o comunque quello che era possibile prendere e che arrivava. Quindi la prima volta che ho preso questi biglietti da questa ragazza mi ha mandato tutte le prove del caso, io gli ho pagato metà, solo la prima metà, con PayPal, Good and Service, che era appunto l'opzione quella tutelata, ecco, fate sempre così. Quindi la prima metà le ho pagato, lei mi ha mandato le mail di conferma, tutto ok, perché le mail di conferma del sito, quindi i biglietti sono veri, anche perché per poter essere trasferibili sul mio account di Ticketmaster i biglietti devo aspettare il 12, quando si potrà fare questa cosa, il 12 è domani, quindi domani sapremo se sono stata scammata o meno. Non dovrei, però sapete, nel mio cuore c'è sempre questo... quest'ansia, questo pallino. Quindi primo giorno trovo questa ragazza appunto che rivende questi biglietti per il 2 di dicembre, che è l'ultima data. Terzo anello frontale al palco, vi faccio più o meno vedere com'è la visuale, perché poi hanno aperto il sito per, no, fare la simulazione dei posti. Questa sarebbe la visuale del 2 di dicembre, però sono riuscita a prendere solo 2 biglietti, quindi alla fine andiamo io e un'altra. Ovviamente questo finora, perché poi da qui al concerto potrebbe benissimo cambiare tutto, io potrei rivendere questi perché ne ho presi altri migliori o troviamo 3 biglietti vicini. Non si sa, questa è la mia esperienza finora, 11 di ottobre. Comunque fatto sta che poi trovo un'altra ragazza che stava vendendo questi altri 2 biglietti, quindi sempre 2, per il 1° di dicembre, stavolta secondo anello. Quindi ho detto che faccio, che non faccio, li prendo. Settore 231, scusate, ho invertito le foto. Questa è quella del giorno 1, che è il settore 231. E quello che vi ho fatto vedere prima era quello del 1° di dicembre, che di cui stavo parlando prima. In realtà la visuale è questa, che è un po' più alta, ma è laterale, quindi vedi tutto il palco dall'alto. Però mi rimaneva ancora qui il fatto che io dovessi andare a Los Angeles con queste mie amiche. Loro il 28 andavano al concerto e io le aspettavo in camera da sola. Ho detto no way, cioè io devo trovare sto fatidico biglietto il 28. Paradossalmente è più difficile trovare un singolo biglietto che prenderne magari più di uno. Ieri sera, l'angelo dal cielo proprio, parlo con questa signora che aveva preso questo biglietto per sua figlia, però poi sua figlia in realtà si era messa d'accordo con un'altra ragazza, aveva preso un biglietto migliore, quindi ho detto
sì, fammi vedere, fammi sapere. Mi sono fatta rimandare tutti i video, tutte le cose, tutto, Il prezzo era super ragionevole, quindi ho detto ok. E quindi ho preso anche per il 28. E quindi quello che originariamente doveva essere l'unico biglietto si è poi rivelato venire solo alla fine di tutto ciò. Quindi sono riuscita a prendere un biglietto per il 28, quindi io mi metterò insomma nel settore 5-18, di cui vi faccio vedere la visuale, che è sempre lateralina, vedete? Però si vede tutto bene. E ripeto, non ci sono posti migliori o peggiori, cioè ovviamente i migliori sono quelli sotto al palco, ma c'è bisogno che ve lo dico io. Però in generale sei lì, ti stai godendo la cosa, capite? Capite? Quindi sarò lì da sola, le mie amiche a due settori di distanza. E voi, ragazzi, verrete ovviamente con me in tutta questa esperienza, sperando appunto di poter partire, che questo video prima o poi voi lo vediate, se lo starete vedendo. Effettivamente è andato tutto particolarmente bene, quindi partiremo, avremo prenotato viaggio, volo, aereo e tutto quello che c'è da fare, l'esta, passaporto per fortuna già ce l'ho, e quindi dopo 2 anni tornerò a Los Angeles, ragazzi, per un concerto, anzi in questo caso 3 concerti dei BTS. Io non ci credo ancora a dirlo ad alta voce, è surreale. A parte che se a inizio di quest'anno mi avessero detto una cosa del genere, probabilmente gli avrei detto in faccia, gli avrei detto cambiate spacciatore, perché non è possibile. Se mi avessero detto che avrei cominciato a cantare in coreano, che avrei trovato l'amore della mia vita in un gruppo di 7 persone, effettivamente ricominciato a stannare qualche gruppo in generale, dopo tutta l'esperienza che ormai conoscete a memoria, che abbiamo vissuto insieme anni fa, e che addirittura sarei andata a Los Angeles a vedere non uno, non due, non tre, ma probabilmente forse anche 4 se riesco a prendere qualche biglietto per il 27, concerti. Probabilmente devo ancora realizzare, non ho ancora mai pianto per questa cosa, cioè di stress sì, quando ancora no, non avevo nulla in mano, ma ora che ho tutte queste cose in mano in realtà non riesco a processare e a capire che effettivamente è una cosa che succederà da qui a un mese, ok? Cioè non sono pronta. E tra l'altro, ragazzi, la cosa assurda è che io tra qualche giorno ho l'operazione laser agli occhi, quindi io questi concerti li vedrò non attraverso degli occhiali, ma io vedrò il concerto così, con questi occhi. E il fatto che posso portarvi in qualche modo con me è meraviglioso e spero lo apprezzerete. Io lo sapete, cerco sempre di coinvolgervi, e in questo caso più che in altri, perché ovviamente non tutti, mi rendo conto, quando hanno la possibilità di fare un viaggio a Los Angeles, e soprattutto un viaggio a Los Angeles per un concerto dei BTS venuto fuori praticamente all'ultimo. È veramente il complesso della cosa che è estremamente pazza, cioè è tutto così folle, veramente non so neanche io come, cioè per quanto io sia folle, lo sapete, cioè questa è veramente probabilmente la cosa più folle che io abbia mai fatto finora nella mia vita, ma sarà anche quella che probabilmente mi ricorderò di più. Ho queste emozioni contrastanti dentro di me perché so la povertà che sono andata a creare, l'enorme lacuna facendo questa cosa, però allo stesso tempo dico ci penserò dopo, cercate di mettervi nei miei panni. Poi sono sicura che arriverà qualche persona, perché è sempre così, che dirà ma tu li segui da pochissimo tempo e già vai a farti questi concerti, che sculato, oppure non te lo meriti, devi lasciare il posto alle vere fan. Allora, per me le vere fan sono chi li ama incondizionatamente e li sostiene, a prescindere da che li segue da 8 anni, 4 anni o 3 mesi. Mettiamo questo in chiaro. Sono più che felice di poter essere lì e di essere una di quelle che veramente ci tiene tanto ad essere lì e a supportarli, a sostenerli e a sapere quanto loro volessero fare una cosa del genere. Quindi io sono più che contenta di poterli vedere, anche se magari li vedrò piccoli così, non lo so. Sapere che stiamo lì insieme e in qualche modo chiudere quest'anno in bellezza, perché ce lo meritiamo, e spero con il vlog, con i video che farò mentre sono lì, cercherò di mettere anche le storie su Instagram e tutto quello che io potrò fare lo farò, spero potrà in qualche modo far piacere anche a voi e riuscire a chiudere appunto quest'anno in un modo un pochino più dignitoso, perché io non viaggio appunto da quando hanno chiuso tutto, ovviamente, e me lo merito, cioè me lo dico da sola, me lo merito. Voi non sapete tutto quello che ho passato in quest'anno, però non è stato affatto un anno facile, non è un caso che io abbia trovato loro in questo anno, ne
sono veramente non contenta di più, ve l'ho già detto tante volte, che io sono convinta che loro arrivino quando effettivamente ti servono, perché io conosco i BTS da anni, da quando è uscita Fake Love, cioè mi usciva in continuazione su YouTube, l'ho sentita 1800 milioni di volte, ma non mi sono mai appassionata al gruppo, prima perché non ero probabilmente pronta dopo la mia esperienza con i One Direction, che sapete li ho seguiti dall'inizio alla fine, quindi mi sono sempre detta no, vediamo, questo era il periodo giusto, sono arrivati e hanno cambiato tutto. Sembra paradossale dirlo perché sono 7 persone, non parlano la mia lingua neanche lontanamente, ma in qualche modo la parlano più di tutte le persone con cui io parlo tutti i giorni, quindi è un legame che veramente, a dirlo a parole, io ci provo sempre a spiegarvelo ma sembro soltanto più pazza. Comunque fatto sta che devo ancora realizzare il tutto al 100%, probabilmente non lo realizzerò finché non metterò piede dentro quello stadio, neanche sull'aereo, capite? Anche perché poi io dovrò farmi tutto il viaggio da sola, almeno la parte appunto dell'aereo, perché queste due mie amiche, loro vengono entrambe dagli UK, quindi dall'Inghilterra, io sono l'unica che parte da sola. Quindi per concludere, insomma, sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile, super ricca di cose. Non vedo l'ora di vederli dal vivo, vi giuro. Se avete anche solo visto mezzo video dei loro concerti su YouTube, sapete che sono pazzi. Sono dei grilli, saltano di qua, di là, dicono cose, fanno cose, espressioni. Cioè, non vedo l'ora di poter veramente carpire più cose possibili, stamparmele in testa e vivermi il tutto. Cioè, al solo pensiero mi viene veramente la pelle d'oca. Sapete quanto amo questi ragazzi, quanto amo particolarmente uno di loro, a cui sono particolarmente affezionata. Quindi, insomma, preparatevi probabilmente anche a qualche sclero, perché vederlo lì, sapere che è lì, con i suoi 2 piercing, 80.000 tatuaggi e boh, non lo so come si presenterà, ho molta paura. Staremo a vedere. Detto ciò, vi prego, siate felici per me. Non so quando vedrete questo video, perché vorrei essere in realtà sicura del tutto prima di caricarvelo, però sappiate che vi ho pensato ogni istante, perché io queste cose le vorrei dire subito, capite? Cioè non riesco, infatti aspettate, prova visiva del tutto. In questi giorni ho registrato delle stories che volevo pubblicare su Instagram, ma ho detto no, non posso, dove appunto vi parlavo, vi dicevo che avevo preso i biglietti, che vedrò questo. Respiro profondo, vi mando un bacio grande e noi ci vediamo più presto possibile, spero con solo notizie positive. Ciao!